Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Oh, eccoci qui, ritornati con un nuovo episodio della carriera, vai! Come sempre andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram. Perché io vi assecondo in questa storia del mi saluti? Ma io sono buono e quindi saluto Michele Spano 05. Ciao Michele Spano 05, grazie per aver messo mi piace alla mia foto. Ormai siamo arrivati quasi a pari nella realtà, dato che siamo a metà marzo e c'è il Chievo Verona. Ma in questo episodio vedremo anche la sfida con la Fiorentina del 3 di aprile. In realtà io sto registrando il 2 di aprile e in questa giornata di Serie A c'è davvero Fiorentina-Sampdoria. I casi della vita, eh? Icardi e Eze non sono in formissima, ma sono essenziali 3 punti contro il Chievo. Quindi cerchiamo di sbloccarla subito, poi magari vi riposate. Possiamo distendere la squadra con Carbonero che parte in contropiede. C'è Eze tra le linee, servito Eze in possesso della palla. Dentro per Carbonero, che vede largo. Attenzione, Icardi dentro per munire il tiro di Munir, e c'è l'1-0, subito calcio champagne, subito Sampdoria in vantaggio, subito una grande azione corale, Yese, Carbonero, Munir, Icardi, tutti l'hanno toccata, e poi lo spagnolo la butta dentro, alle spalle del portiere del Chievo, 1-0 Sampdoria, l'avevo detto, bisognava sbloccarla subito, Bizzarri non ci può arrivare, 1-0 per noi. Un Poku velocissimo in questa ripartenza, non sembra neanche il vero giocatore che è, un Poku, ancora lui in possesso della palla, sul fondo un Poku, la difende, vuole mettere il cross, lo mette molto bene, Dodò deve difendere, oh attenzione, l'ha colpita lui, cacciatore la mette dentro, attenzione, bella palla, vai Birsa, il tiro di Birsa fuori di poco, un Poku, Radovanovic vuole sfondare Radovanovic, la mette dentro, per Meggiorini, possesso il pallone Meggiorini, la fucilata, ma Viviano in calcio d'angolo, Birsa dalla bandierina, bel cross, è da solo questo, attenzione, Carbonero in qualche modo riesce a recuperare, e poi a servire la ripartenza di Munir, che è velocissimo. Munir, Munir e Icardi, inseguito Munir, non ce la possono fare a riprenderlo. Munir, in area, da solo! No! Ho schiacciato troppe volte la livetta analogica. Scusa Munir, ti vado a fare una galoppata per nulla. Ma questo Chievo gioca veramente bene. Infatti, potevo non dire nulla. Scusate tifosi del Chievo, porto sfiga. Munir, si appoggia comodo. Carbonero, ne salta uno. Poi serve Munir, finalmente, si appoggia. Attenzione, Fernando la perde, poi la recupera. Dentro, per Nyuguri, che si gira. Riserve ancora Fernando. Che da fuori può provare il destro. È finito tipo nel mio giardino, Fernando, non per dire. Dentro per Nyoguri, che si gira una volta. Fernando la recupera. Dentro il pallone per Icardi. Icardi la stoppa. Icardi si gira. Icardi ancora in possesso della palla in qualche modo. Nyoguri da solo. Nyoguri, e la infila lui dopo un'azione incredibile di Icardi. Non ho capito sinceramente come abbia fatto a tenere la palla così incollata al piede di Icardi, ma va bene così. L'importante è che abbia segnato. Nyoguri si sia trovato lì per sbaglio. Guardate proprio il caso, la casualità, e poi Nyoguri da lì, cioè se lo sbaglia gli prendo il cartellino e glielo strappo. Sul 2-0 finalmente faccia riposare Icardi e Yese. Vede largo Munir, lo prova a servire, gli autori dei 2 gol. Munir, il colpo di tacco a cercare ancora Nyoguri. Mamma mia come si intendono questi due oggi. Da merda, perché sennò la prendeva. Quagliarella, spalla alla porta, cerca dentro il taglio ancora una volta di Nyoguri, che è il man of the match in questa partita. Nyoguri il tiro, oddio. Doppietta di Nyoguri è illegale in tutti gli stati del mondo, credo. No, non l'ho fatta, non mi arresti. Fernando, vede partire Quagliarella sull'esterno. Adesso Quagliarella la può tenere. Può girarsi Quagliarella, gran numero di Quagliarella. Vuole andare Quagliarella. Posizione di tiro per lui, Quagliarella. Nyoguri, di fisico, di prepotenza. Nyoguri, ancora lui a cercare Quagliarella. Quagliarella, prova la finta di tiro. La palla finisce tra i piedi di Nyoguri, che sembra quasi calamitata. Nyoguri, ancora lui, la tiene Nyoguri. Ma che partita sta facendo, è un fenomeno. Allora diamogliela, dato che oggi è la sua giornata. Nyoguri, vai dal calcio d'angolo, prova a prendere l'angolo. Si gira, Nyoguri la mette per Quagliarella, che non arriva all'impatto col pallone. Finisce qui 2-0, ma che gran partita di quel signore col 15 sulla schiena. Assai Nyoguri, prossimo pallone d'oro. Arriva anche la Fiorentina ad affrontarci. Borja Valero, non ti temiamo. Icardi, prova al taglio. Nyoguri, prova a servirlo sulla velocità. Attenzione, esce il portiere, non me l'aspettavo. Yese, dentro per Icardi, attenzione, Icardi la stoppa, si appoggia a Nyoguri. E poi dentro a cercare il taglio di Munir, era bella. Borja Valero in posizione pericolosa. Allarga su Kalinic, ruolo inusuale per lui. Kalinic ci punta, Kalinic è entrato in area molto piano, poi cross. Non me l'aspettavo, neanche questa. Non mi aspettavo un cazzo in questa partita. Dodò tenerissimo sulla fascia, dimmi tu come fai a spingere. E poi dentro per Icardi, posizione regolare. Icardi, prova il tiro, Icardi parata. Teio contro Dodò è un grandissimo scontro. Sta vincendo Teio però per adesso. E poi Dodò riesce a rimpallarlo, dentro per Teio. La traversa di Teio. Ho sudato. Yese vede il taglio di Munir alle spalle di Marcos Alonso. Munir la può tenere. Tirato giù da Marcos Alonso, che forse, dico forse, era ultimo uomo. Anzi no, è Gonzalo Rodriguez.
Cosa decide l'arbitro? Niente, neanche il giallo. Va bene. E adesso volterà una punizione magari meglio di quelle di prima. Yese! Oddio! Abbiamo beccato lo specchio della porta a sto giro. Attenzione, la palla arriva in qualche modo. Gnoguri, ancora una volta. Sempre a Gnoguri la palla. Sì, vabbè, ma Gnoguri è troppo forte adesso. È il nuovo Yaya Touré. Fernando, dentro, la finta di Fernando. Attenzione, Fernando, dentro, per Carbonero. È buona, facciamo il gol della merda con Icardi. È arrivato Maurito Icardi. Era troppo bello il suo taglio per non essere servito. Grande palla sia di Icardi, di Fernando, di Carbonero. Un grande inserimento. E poi non lo segue nessuno. Mati Fernandez e Roncaglia fanno i cazzi loro, non lo so. E allora Icardi a porta vuota questa volta. Tatarusanu lo infila. 1-0 Mauri Icardi. Torna al gol anche lui. I gol più importanti li segna sempre Mauri Icardi. Bell'inserimento di Blažikowski. È in aria. Kuba la mette. Non ci arriva per un attimo Dodò. Kalinic fa la torre e arriva prima lui e insacca il gol dell'1-1. Kalinic è la mia bestia nera. Jacopo Sala, attenzione, si è sganciato Icardi, servito da solo. E adesso uno contro uno col portiere. Icardi in area, prova il tiro. Tatarusa non l'ha bloccata con questa facilità? Teglio è veramente una spina nel fianco. Guardate quanto si allunga il pallone. E ci arriverà anche. Il problema è che ci arriva anche Blažikowski. Viviano, che parata da fenomeno, ma forse c'era fallo fuori gioco, non ho capito. Correa, in buona posizione per lui. Serve Yese, chiama ancora in causa Correa. Di prima, per Kristicic. Icardi con la testa a cercare Correa, lo serve, Correa vuole puntare. E poi dentro il taglio, per Yese, calcio di rigore. Sacrosanto, non darmi punizione dal limite, mi incazzo da porco. Ma no, ma era rigore. Ragazzi, è il 90esimo e ci giochiamo tanto. Yese, serve Icardi, che la stoppa, la tira, il palo di Icardi. A portiere battutissimo, il palo di Icardi, stupido gioco di merda, ti odio. Dai ragazzi, non vale, non vale assolutamente, non vale. E finisce qui 1-1. Ma non ci credo, non ci credo, non ci voglio credere, non può essere possibile questa cosa. Dai, ma che sfiga, ma sono proprio sfigato. Il palo al 90esimo. 3 punti che erano vitali quasi. La classifica parla chiaro, siamo pari alla Roma, siamo terzi a meno 3 dall'Inter. Ma sai, 2 punti in più facevano comodo, dato che quel palo mi sta ancora sulle palle. Abbiamo la miglior difesa del campionato, ma la Juve è una macchina da guerra anche sotto i gol fatti. Noi abbiamo degli ottimi attaccanti, ma quell'arsenale offensivo non ci avviciniamo neanche. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Müller vuole andare, solo lui. Müller dentro per Lewandowski. In aria, Lewandowski. Creata un'altra volta la superiorità numerica. Dentro, Ribéry prova a lanciarsi. Sergio Ramos ci sta, a bocca. Ribéry, ancora, Ribéry. Non c'è una giustizia nel mondo, secondo me.